stamattina vogliamo parlare di agricoltura, perché parte il quarto lotto della Banca Nazionale delle Terre Agricole, che punta a rimettere nel circuito agricolo, pensate, 624 terreni per altrettante potenziali aziende, per un totale di oltre 16.000 ettari in vendita. E la cosa veramente che vogliamo sottolineare, lo faremo tra pochissimo con un ospite, che il ricavato dell'operazione è destinato, e questo per legge, a sostenere nuovi interventi a favore dei giovani agricoltori. Quindi insomma l'obiettivo è assolutamente bellissimo. Tra poco ne parliamo con un ospite. Ieri c'è stata una conferenza stampa di presentazione proprio in cui è stato presentato questo progetto, effettivamente, e noi abbiamo avuto il piacere di andare personalmente con la nostra Raffaella Coppola a questa conferenza stampa. Ha parlato e è intervenuto sul tema il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli. Ascoltiamo che cosa ha raccontato la nostra Raffaella. Buongiorno ministro. Buongiorno. Lei l'ha detto, siamo in un momento in cui l'Italia si sta riprendendo da un periodo difficilissimo, e questo per il mondo dell'agricoltura che cosa significa? Beh, significa innanzitutto riscoprire il valore della terra. Riscoprirlo però con elementi nuovi, con l'innovazione, con le nuove tecnologie, con l'agricoltura di precisione, con la sensoristica, con la riduzione dell'impronta ambientale sulle produzioni, con la riduzione delle emissioni. Significa quindi ripartire, ma non da dove ci eravamo fermati, posto che il settore primario non si è mai fermato e ha sempre garantito produzione di cibo di qualità per i nostri cittadini, ma partire con nuove consapevolezze e con nuovi strumenti. Nuove tecnologie, lei ha detto che bisogna costruire un'agricoltura 5.0. Sì, è esattamente quello che stiamo provando a fare, anche perché è il modo che abbiamo per coinvolgere i giovani in questo bellissimo mondo che ci lega alla cultura, alle tradizioni, ma che ha bisogno dei giovani per continuare su paradigmi diversi, partendo da basi diverse. E non mancheranno risorse pubbliche? Non mancheranno risorse, non mancheranno certamente, e soprattutto sono certo non mancheranno le idee degli imprenditori agricoli italiani e dei giovani italiani. La nostra brillantezza, voglio dire, ci ha reso famosi nel mondo per la distintività delle nostre produzioni, e anche in questa sfida che abbiamo davanti sono certo che le capacità imprenditoriali emergeranno. Fin qui, come detto, il ministro delle politiche agricole e alimentari e forestali Stefano Patuanelli, intervistato dalla nostra inviata proprio ieri, e Raffaella Coppola a Roma.